bentornati in questo nuovo video. Allora, qua adesso sul letto del PC che sposteremo qua sulla scrivania, l'ho staccato da tutto, l'ho pulito alla grossolana da tutta la polvere, c'è veramente uno smacello. Faccio vedere, dov'è? Là sopra. E adesso andiamo a fare una modifica, sistemarlo un pochino. Ok, questo è il PC. Oggi andremo a montare queste due cose qua. Sono delle prolunghe per i cavi interni. Andiamo a togliere il pannello frontale. Abbiamo il collegamento, quello della scheda video. Mamma mia, quanta polvere! Abbiamo questo collegamento. Questi sono i cavi che andremo a aggiungere. Praticamente qua ci sono altri cavi che sono tutti quelli per le schede video aggiuntive. Fate questo ovviamente a corrente staccata. Andiamo ad aprire il nostro cavo. È un cavo slivato, quelli con la retina. Lo apriamo, poi più avanti ci andremo a mettere anche le clip, quelle per renderlo, cioè tenerlo più allineato possibile. Questo e lo attacchiamo qua. Ok, poi prendiamo qua, dovrò fargli passare da sotto. Comunque, questo qui andrà a attaccato ovviamente qua sopra. Non potete sbagliarvi perché c'è un pin che è quadrato ed è solo in un verso. Quindi così è montato. Andiamo a prendere anche quello col connettore, quello grosso per i 24 pin per l'alimentazione, che anche questo andremo a sistemare con i cavi, quelli con le clip, quelle per i cavi, fatto apposta. Ci sono i due, le clip e i due quadrati ai lati. In teoria. Ok, è fisso. Questi li raddrizziamo un pochino. Questo è come si presenta vediamo, il cable management del mio PC. Intanto sistemo, ok, la videocamera. Andiamo intanto a tirar fuori il cavo, quello della scheda video, in modo che non si veda. Ci sarà da rifare parecchie. Tipo questo che passa di qua, non so perché è stato fatto passare. Sono stati fatti passare in maniera assurda dei cavi. Dovremmo ricollegare e riattaccarlo con le fascette. Comunque, ci tiriamo fuori, non so come, in qualche maniera, il connettore. Ok, poi ci passiamo di qua l'altro connettore. Ok, eccolo qui. Ok, e adesso dobbiamo attaccarlo. In qualche modo sono riuscito a sistemarlo facendo passare dalla fascia di cavi qua, l'ho fatto passare dietro e sono riuscito a bloccarlo qui dentro il case.
poi un giorno mi metterò qua e rifarò tutto, smonterò tutto e rifarò tutti i passaggi, i cavi, magari i lati o in qualche modo. Adesso andiamo a rimontare, vediamo, proviamo a vedere se si chiude. Sopra sì, sotto abbastanza dubbioso. Questo è l'effetto finito, come vediamo qua ci sono i cavi, vi faccio vedere. Questi sono i cavi slivati, quando poi ci sarà la fascetta qua saranno tutti orizzontali, adesso vedrò se metterlo oppure no. Comunque l'effetto è decisamente diverso rispetto a prima, vedere i cavi gialli qua e qua la fascetta questa qua con tutti i cavi colorati, che non era bello. Così diciamo molto più estetico. Poi dovrò, quando ci sarà gli SSD, tutta questa parte sarà coperta. Il cable management sarà decisamente migliore. Queste qua verranno spostati, legati meglio e tutto quanto. Ok, adesso ricolleghiamo tutto e vediamo l'effetto con il PC acceso. Ok, adesso il PC è qua sotto, qua si vede la videocamera nel riflesso. Adesso lo accendiamo e vediamo l'effetto che fanno i cavi con le luci. Non so se si vede abbastanza. Direi che l'effetto, che comunque si vede, è decisamente meglio, perché non si vedono quei cavi gialli brutti, tutti colorati, ma si vede un unico cavo. Non so se si vede tantissimo, perché c'è il riflesso del vetro. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Prossimamente, il prossimo video probabilmente non so adesso bene quando uscirà. Comunque andremo a fare anche un, vediamo se arriva, una modifica alle RAM, sempre una modifica così estetica, e anche un po' di prestazioni, cioè andremo a montargli un dissipatore con dei LED sopra e vedremo di farli funzionare. Questa è la modifica ai cavi, per quei cavi slivati. Per l'estetica dei cavi non mi piaceva assolutamente vedere tutte quelle fasce di cavi con le fascette, tutte quelle robe lì. Poi andrò a sistemare meglio i cavi, quindi a rifascettarli, legarli bene in modo che ottimizziamo lo spazio e che non si veda tanto i cavi, si veda meno possibile, si veda più pulito possibile anche dietro. Perché adesso passare i cavi è veramente un incubo, cioè dei cavi di un incrocio di cavi, una ragnatela che manco Spider-Man riesce a fare, cioè è una roba assurda. Quindi questo video finisce qui, per oggi è tutto e vi aspetto al prossimo episodio. Salute Drizzante, commentate e iscrivetevi.